siete in giro con degli amici e magari loro si prendono un gelato, è la scelta più salutare. Ehi tu, ciao e benvenuto in questo nuovo vlog. Oggi parleremo dei cibi che credevi facessero ingrassare, ma che in realtà non lo fanno, o meglio, non lo fanno quanto credi o quanto ti hanno fatto credere. Ma prima di iniziare, come al solito, ti chiedo di iscriverti se ti piacciono video come questi e di cliccare la campanellina in modo tale che YouTube ti invii una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Quante volte abbiamo visto delle notizie sui social o sul telegiornale di cibi che dovresti evitare, cibi che ti fanno ingrassare tantissimo? Bene, per la maggior parte delle volte queste notizie hanno anche ragione. Ci sono però a volte dei cibi che in realtà non sono poi così male e che sono stati demonizzati appunto da queste notizie che circolano. Bene, oggi parleremo proprio di questi alimenti. Ci tenevo a precisare che con il titolo che ho messo a questo video non intendo dire che puoi tranquillamente ucciderti dei cibi di cui parlerò in questo video senza ingrassare, ma intendo semplicemente che questi cibi di cui sto per parlare sono molto meno calorici di quanto credi. Ok, parliamo subito del primo alimento. Il primo alimento di cui volevo parlare oggi sono i popcorn. E sì, non ci crederai, ma le calorie di tutta questa ciotola di popcorn corrispondono alle calorie di una singola merendina. Quindi puoi capire che se devi scegliere tra una ciotola intera di popcorn e una merendina, è molto meglio scegliere i popcorn, soprattutto se stai cercando di dimagrire o comunque di fare attenzione alla linea. Infatti, una merendina media ha più o meno 200-220 calorie, mentre 50 grammi di popcorn si aggirano più o meno sulle stesse calorie. L'unico piccolo disclaimer che voglio fare riguardo i popcorn è di comprare al posto di quelli, diciamo, da fare al microonde, quelli sfusi, cioè quelli, insomma, i mais, i chicchi di mais secchi così, perché sono quelli meno calorici, appunto perché li puoi condire tu, quindi invece di metterci 30 grammi di burro come fanno di solito nelle confezioni al microonde, ce ne puoi mettere quanto ne vuoi tu. Passando al secondo cibo, che in realtà poi è una salsa, parliamo del ketchup. Molti di voi sicuramente già lo sapranno, però per quelli che non lo sanno, il ketchup in realtà è un'ottima salsa se volete mangiare poche calorie durante la vostra giornata. Infatti 100 millilitri di ketchup hanno 82 calorie e 100 millilitri di ketchup sono veramente tanti. Considerate che 50 millilitri sono mezzo piatto, quindi stiamo parlando di 42 calorie per alla fine una salsa, quindi non ne userete manco troppa se ci pensate. Quindi sì, se dovete scegliere tra magari usare maionese o ketchup, preferite il ketchup. Il terzo alimento sono i Chupa Chups. Questa cosa l'ho scoperta abbastanza recentemente e un Chupa Chups ha solo 50 calorie, che è davvero niente. Quindi sì, questo non vuol dire ovviamente che dovete sfondarvi di Chupa Chups, perché ovviamente hanno lo zucchero, quindi non è proprio troppo salutare per i vostri denti, però qualche Chupa Chups ogni tanto sicuramente non sarà la cosa che vi farà ingrassare. You should go back home, go back home, go back home. Go back home, go back home, go back home, go. Spend it all alone.
dal supermercato. Penso che non ho fatto vedere la mia spesa in un video dal video di Walmart in America. Comunque, passando al quarto alimento, parliamo dei ghiaccioli. Infatti i ghiaccioli hanno più o meno 50 calorie, quindi come i chupa chups. E se siete in giro con degli amici e magari loro si prendono un gelato, è la scelta più salutare per evitare di ingrassare o di prendere peso comunque. Fortunatamente avevo parcheggiato la macchina vicino al supermercato, perché in pratica ho dovuto fare una grande spesa e quindi avevo tipo 4-5 buste a sinistra e a destra avevo l'acqua e stavo praticamente zoppicando fino alla macchina, però fortunatamente appunto era vicina. Comunque, passando al quinto alimento, parliamo delle sottilette. Infatti le sottilette hanno, se non sbaglio, più o meno 60 calorie, che ovviamente possono diventare tante se ne usiamo, se usiamo tante sottilette, però generalmente se ne usa una o massimo due, quindi sicuramente non sarà la sottiletta a farti ingrassare. Poi ultimamente stanno anche facendo delle varianti più salutari con meno grassi, o addirittura in America, non so se stanno anche qui in Italia, ci sono delle sottilette che sono solo proteine, quindi sì, se le trovate anche quelle possono fare comodo. Comunque ci tengo a precisare un'altra volta che questo video si concentrava su cibi che hanno meno calorie di quante pensi che ne abbiano, e che quindi questi non sono necessariamente i cibi più salutari. Infatti magari i chupa chups, per esempio, sono tutto zucchero praticamente. Quindi semplicemente ho fatto questo video per darti degli spunti su dei cibi che puoi utilizzare quando vuoi mangiare un po' più sporco. Puoi riuscirti a levare quella voglia di dolce o comunque di cibo spazzatura senza, diciamo, eliminare tutti i progressi che hai fatto con la dieta o comunque che vuoi fare con la dieta. Comunque tra questi alimenti ce n'è uno che è abbastanza salutare e sono i popcorn. Infatti, se non li inondiamo di burro, i popcorn sono anche relativamente salutari, quindi possono anche essere usati spesso. Ok, anche questo vlog è giunto al termine. Condividi questo video con un tuo amico che ama uno di questi cibi. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all alone. You should go back home, go back home, go back home, go.